Museo delle Scienze di Trento. Cornice naturale per la giornata dei musei dell'Euregio edizione 2017. Tavola rotonda per evidenziare che nel patrimonio culturale delle tre realtà dell'Euroregione i musei sono importanti protagonisti per la crescita e lo sviluppo. La giornata dei musei dell'Euregio, che oggi si svolge qui a Trento presso il Museo Muse, è un progetto importante che il GECT coordina da anni. Nel patrimonio culturale delle nostre comunità i musei sono molto importanti per la crescita e lo sviluppo. Basti pensare ad ambiti quali l'economia, il turismo, la promozione dell'inclusione e dell'identità territoriale. E proprio oggi, durante questa giornata, abbiamo l'occasione per riflettere e discutere ulteriormente insieme su questi temi. È stato ricordato che i musei possono aiutare ad attirare turisti, generare ricavi, rigenerare le economie locali, promuovere l'inclusione, aumentare la diversità culturale e reinventare l'identità territoriale. Sempre importante vederci sotto tutti gli aspetti a livello di Euregio. Con le regioni confinanti a noi dobbiamo cercare di creare, per quanto riguarda il nostro importante patrimonio culturale, una maggiore visibilità internazionale. Accanto a quelli che è l'attrattività turistica e paesaggistica, vogliamo attrarre e condividere insieme alle regioni nostre vicine una serie di progetti culturali che vanno a valorizzare e rendere maggiormente visibile quello che è il nostro patrimonio. Riteniamo inoltre che in questo modo raggiungiamo anche un arricchimento di quelle che sono le nostre persone, le nostre popolazioni interne, in quanto la cultura può portare a un maggior benessere e a un maggior sviluppo della nostra società. Come ha sottolineato Tiziano Mellarini, assessore alla cultura della provincia di Trento, da diversi decenni le città e le regioni si sono affidate alle risorse culturali per mettere in atto piani di rigenerazione basati sul patrimonio come parte delle loro più ampie strategie di sviluppo economico. Un momento molto importante per dare maggiore concretezza a questa iniziativa, un'iniziativa euroregionale che vede la cultura come elemento fondante e trainante, soprattutto in momenti che viviamo, l'arrivo di tanti immigrati nel nostro territorio che devono integrarsi con le nostre realtà, essere portati a conoscenza della nostra storia, della nostra cultura. L'Euregio è un fattore economico, ma in primo un fattore sociale, un fattore culturale. Credo che l'iniziativa, che è partita da qualche anno, stia dando già delle risposte significative, oggi arricchite anche dal lavoro dell'OCSE. Sappiamo qual è l'importanza dell'OCSE per individuare quelli che saranno i scenari futuri. E per quanto riguarda il nostro territorio, la realtà museale è una realtà importante che coinvolge i tanti scrigni culturali presenti sul territorio, e questi scrigni oggi hanno la necessità di un dialogo su una dimensione territoriale più ampia rispetto al passato per costruire un'Europa della cultura, elemento direi cardine per la crescita, per lo sviluppo. Allo stesso tempo i musei stanno riconoscendo sempre più i benefici strumentali delle arti e delle scienze e, come dice Claudio Martinelli, dirigente del Servizio Attività Culturali della provincia di Trento, stanno sperimentando i nuovi ruoli che possono svolgere come agenti di sviluppo economico, innovazione sociale e inclusione sociale. Parlare di cultura è importante all'interno dello spazio regionale, perché la cultura è il collante, è quello che permette di fare integrazione, di fare sinergie, sistemi e rete. E quindi è anche l'elemento più necessario perché all'interno di questa società un po' scombussolata si faccia rete, si riesca a fare integrazione vera. I governi nazionali, regionali e locali, la comunità museale, le fondazioni private ed altri soggetti rilevanti sono sempre più coinvolti nell'individuare nuovi modi per misurare l'impatto della cultura e dei musei sullo sviluppo locale. La giornata dei musei dell'Euregio 2017 è organizzata dalla provincia autonoma di Trento nell'ambito delle iniziative dell'Euregio e in collaborazione con il centro OCSE LED di Trento per lo sviluppo locale. L'OCSE, come parte della sua attività sul tema cultura e sviluppo locale, sta lavorando alla preparazione di una guida per supportare i responsabili politici e la comunità dei musei nel progettare efficaci strategie di sviluppo locale a base culturale.